Benvenuti a TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio. Bilancio di previsione 2014 approvato, ma la minoranza abbandona l'aula in una seduta lampo del Consiglio Provinciale di Viterbo durata 20 minuti nemmeno. Il documento economico passa così come è stato tutto il suo percorso, in modo travagliato, a maggioranza. L'opposizione dice no e una volta conclusa la votazione i consiglieri PD e i colleghi si alzano e se ne vanno dopo un acceso scontro fra il capogruppo PD Grattarola e la presidenza del Consiglio. I debiti fuori bilancio, punto successivo, li approva la maggioranza da sola. Motivo del contendere, i 10 emendamenti che il Partito Democratico ha presentato non ammissibili per la Giunta, quindi appena dopo l'appello del presidente Bigiotti si è passata alla votazione del bilancio. L'arcicaccia provinciale di Viterbo comunica che sulla base del decreto del presidente anche nel Lazio è prevista la preapertura della caccia nella sola giornata di lunedì 1 settembre alla specie cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, merlo e tortora. La caccia sarà possibile nella modalità dell'appostamento fisso o temporaneo dalle 5.40 alle 19.40 e senza l'ausilio del cane. La regione ha stabilito anche i limiti al carniere, 20 capi complessivi giornalieri delle specie autorizzate, di cui non più di 5 capi per specie di merlo e tortora. In preapertura l'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori con residenza anagrafica nella regione Lazio, limitatamente al territorio dell'ambito territoriale di caccia, dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria o come secondo ATC, e ai cacciatori con residenza anagrafica fuori della regione Lazio, limitatamente al territorio dell'ambito territoriale di caccia, dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria. Coldiretti Viterbo condivide in pieno il messaggio affidato all'ennesima lettera inviata dal governatore della regione Lazio Nicola Zingaretti, all'assessore all'agricoltura Sonia Ricci, dal presidente e dal direttore di Coldiretti Lazio Davide Granieri e Aldo Mattia. La regione Lazio, infatti, nonostante le ripetute sollecitazioni, ha continuato a non intervenire, venendo meno al suo ruolo propulsore e di mediazione per risolvere la grave situazione che incombe sugli allevatori che producono latte vaccino. Non si tratta di siglare un contratto di conferimento, né tantomeno di perfezionare un accordo interprofessionale ai sensi di una legge ormai abrogata, ma di favorire il consolidamento di una logica di leale collaborazione tra le parti che permetta la programmazione delle attività produttive, si legge nella lettera. Se la Regione Lazio non si farà promotrice di un accordo quadro tra le parti, produttori e industrie di trasformazione in grado di garantire un prezzo equo alla stalla che permetta di remunerare almeno i costi di produzione, anche la Coldiretti di Viterbo è pronta a chiamare a raccolta in tempi brevi i propri allevatori in una maxi manifestazione di fronte al Palazzo della Regione, ha dichiarato il direttore di Coldiretti Viterbo Andrea Renna. Quattro mostre, quattro concerti, un convegno, uno spettacolo teatrale, la presentazione di due progetti di sviluppo del territorio e poi tre serate dedicate al Palio della Brocca abbinate a degustazioni di specialità gastronomiche d'epoca. Forte delle 2.500 presenze totali della precedente edizione, il Festival Derutese di Ceramica e Cultura Magia di un'Arte cresce, si rinnova e torna con un ricco programma da venerdì 29 agosto a sabato 13 settembre. I dettagli del settimo cartellone, promosso dall'amministrazione comunale insieme alla Proloco, sono stati illustrati martedì 26 agosto a Perugia da Alvaro Verbena, Michele Toniaccini e Mauro Andreani, rispettivamente sindaco, assessore alla cultura e consigliere del comune di Deruta. Agostino Veschini, presidente dell'associazione Palio della Brocca, e Giulio Busti, conservatore del Museo Regionale della Ceramica di Deruta. Direi che principalmente tratteremo i temi della cultura, dell'economia, del turismo e soprattutto la nostra volontà è quella di lanciare messaggi in campo culturale e turistico di rilancio del settore della ceramica. Naturalmente è una manifestazione ricca di eventi, sono bellissime le mostre di Paolo Ballarani e sopra le esposizioni all'aperto su piazza, soprattutto, che è uno stimolo per le aziende ceramiche anche nella riproduzione di manufatti di un certo valore artistico. Naturalmente ancora di più l'ampliamento della collezione Miziani Magnini, che è la collezione tra le più importante oggi presente nel Museo Regionale della Ceramica, ma non solo eventi culturali, eventi musicali con concerti di interesse regionale e nazionale di maestri di chiara fama nazionale, di cui il programma è ricco dal venerdì al sabato, e naturalmente proseguirà poi nel corso della settimana, dove affronteremo temi di economia, temi per i quali noi riteniamo che il rilancio del settore produttivo e manifatturiero sia la base oggi di un ragionamento, seppure di manifestazione culturale. E poi
direi un bellissimo terminale nella settimana che va dal 6 al 13 di settembre, con manifestazioni di tipo popolare che si rifanno appunto alla a una tradizione storica, il palio della Brocca, e contornata quest'anno da un elemento fondamentale, l'inaugurazione all'interno della Casa della Cultura, che in questo modo è completamente recuperata dopo i lavori del 2013 inerenti il recupero della fornace di San Salvatore, che sono un recupero storico di rilievo architettonico di importanza nazionale. Proseguiremo con la completa presentazione della Casa della Cultura e dell'associazionismo, dove troveranno sedi la biblioteca specialistica della ceramica, che è la vera novità, dove sarà consultabile chiaramente sulla base di un programma, e poi successivamente la biblioteca Nati per Leggere, che è un'altra espressione di attenzione verso i bambini e verso la cultura della preparazione e della lettura. È in un mondo che è magico perché con la propria manualità e con il proprio approfondimento si può creare un'arte, e quindi anche avviare, se vogliamo, le future generazioni all'artigianato artistico, alla cultura, all'amore verso il proprio territorio e soprattutto, in ultimo, l'accoglienza al turista. Noi vogliamo che con i laboratori della ceramica del centro storico, ma anche della città di Deruta, della via Tiberina, il turista possa diventare artista per un giorno, cioè potrà modellare con le sue mani e realizzare cavi che poi potrà anche davvero in qualche modo sottoscrivere, cioè, ed essere per un giorno un artista. Questo è accogliere, anche avere una cultura dell'accoglienza un pochino diversa sul territorio, che non deve essere soltanto un'esposizione culturale, ma anche il turista che diventa in qualche modo attore e protagonista. Il 7 settembre prenderà il via il campionato di Serie D per la Viterbese, inserita nel girone G subito un debutto di fuoco in trasferta sul campo del San Cesario alle 15. Una settimana dopo esordio a Rocchi contro l'Olbia, la terza giornata ecco la prima trasferta in Sardegna sul campo dell'Arzachena. Alla quarta invece la sfida a Viterbo contro la Lupa Castelli Romani, a cui 7 giorni dopo seguirà il match contro il Selargius. Ancora lo stadio Rocchi, intrigante la trasferta dell'ottava giornata, 26 ottobre, in casa del Sora, mentre il turno prenatalizio vedrà i gialloblu chiudere l'anno in casa del Fondi, 21 dicembre, l'ultima giornata del girone d'andata, nonché prima del 2015, 4 gennaio, riserverà invece il match con l'Almorese, avversario dei gialloblu anche nell'ultima giornata di un campionato che chiuderà i battenti il 10 maggio 2015. Con questo è tutto, TG360, l'informazione flash a cura della redazione di Aretio Acquesio, torna puntuale tra un'ora.